Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Viuve. Ragazzi, il calcio italiano sta cadendo in un baratro sempre più profondo. Stiamo davvero diventando uno dei campionati, ragazzi, più truffaldini, più finti, più farlocchi e più pieni di imbrogli. E ragazzi, è una prova di tutto questo. La volete? Il miglior arbitro del mondo, ragazzi, è un italiano, si chiama Daniele Orsato di Schio ed arbitra partite internazionali, finali, semifinali di Champions, dei mondiali, non ultima la partita tra Real e Bayern. E ragazzi, però in Italia non può arbitrare i big match, in Italia viene esiliato. Ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto ragazzi vi chiedo un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale perché è gratis e se non l'hai ancora fatto ti basta cliccare sul tasto iscriviti in modo assolutamente gratuito, aiuterai questa community a crescere e crescendo la community crescerà la voce del nostro dissenso, quindi saremo sempre più forti con i numeri di questo canale, ragazzi, quindi più saranno grandi i numeri più la nostra voce di dissenso sarà forte. Naturalmente ragazzi, questa situazione parte da lontano, perché? Perché Orsato è senza dubbio il miglior arbitro italiano e nel momento in cui era in massima ascesa, una partita, ragazzi, un errore gli ha cambiato la carriera. Il tutto naturalmente condito da una campagna mediatica assolutamente vergognosa, come solo noi in Italia sappiamo fare. Il tutto condito da un racconto che è assolutamente fazioso ed irreale. Perché cosa succede? Succede che nel 2018 Orsato dirige un Inter Juventus decisivo per la Juventus che si lotta lo scudetto. Ricordiamo che l'Inter era una squadra lontanissima che non lottava per lo scudetto, ma che riuscirà ad acciuffare il quarto posto con una partita tutta da rivedere, ragazzi, contro l'Empoli all'ultima giornata. Però ragazzi, il raccontino mediatico che ne viene fuori è un racconto di quelli che tutti conosciamo, cioè, per farvi capire, tipo Ronaldo Giuliano del 98, no? Uno di quelli che conoscono tutti. Perché in quella partita, ragazzi, non viene vista in diretta un'espulsione, appunto, di Vesino per un fallo criminale, un fallo killer di Vesino su Mandžukić, poi naturalmente corretta dal VAR, perché? Perché il VAR può intervenire sull'espulsione diretta. Non viene vista una trattenuta netta di Skriniar che nega un gol a Gonzalo Higuaín, un calcio di rigore netto con l'Inter sotto di un uomo e sotto di un gol nel primo tempo. Però ragazzi, tutto il mondo ricorda il mancato secondo giallo a Miralem Pjanić, che doveva essere ammonito per un fallo, diciamo, troppo focoso su, appunto, il fratello di Thiago Alcantara, perché poi di questo stiamo parlando, di un fallo, appunto, di Pjanić su Rafinha. E tutto il casino è successo per questo. E quindi da quel giorno Orsato non ha più diretto una partita importante, degna di questo nome in Serie A. Non so per quanti anni non ha diretto l'Inter. E voi ragazzi spiegatemi come si fa a non sostenere che questa squadra mafiosa, esattamente mafiosa come ho detto e ripetuto nel video di questa mattina, perché la verità è, non me ne pento, anzi rincaro la dose, l'Inter è una squadra mafiosa. Come si fa con l'arbitro migliore del mondo ad impedirgli di arbitrare questa squadra non so per quanti anni, per oltre 4 anni e mezzo, e comunque quando viene ad arbitrare l'Inter lo fa in partite che contano poco. Naturalmente anche lui ha subito, ragazzi, addirittura minacce di morte in quel periodo. Perché? Perché i giornali hanno naturalmente pompato la vicenda, i giornali, i media, le televisioni, come sempre accade quando c'è di mezzo la Juventus, e addirittura hanno inventato un fratello juventino che in realtà non è mai esistito. Ne hanno inventate di tutta e di più, ragazzi, da quel giorno lì. Sta di fatto che Orsato non dirige più un grande match in Italia da quel giorno lì. Quindi in Italia lo utilizziamo col contagolce
e senza affidargli partite importanti. Mentre in Europa è il fiore all'occhiello della federazione italiana, va a dirigere le semifinali, va a dirigere le finali, va a dirigere le grandi competizioni ai mondiali, agli europei, sarà presente anche agli europei di quest'estate, però ragazzi in Italia lo teniamo così in naftalina. Voi spiegatemi una ragione reale perché questo debba accadere, se no perché siamo in un sistema corrotto dove vige il comandamento di una squadra mafiosa. Ragazzi, lo capite anche dalla fine che ha fatto l'agenzia governativa che doveva andare a indagare sui conti di questi qua, che tra 10 giorni, ragazzi, gli scade il prestito e ancora non si sa che fine debbano fare, ma i giornali mica parlano di questo, ma stiamo scherzando? La carta igienica rosa può parlare di questo? Questi articoli, ragazzi, li fa solo Zampini su Tutto Sport, perché la carta igienica rosa parla degli acquisti dell'Inter, dell'attacco, chi arriverà dopo Taremi in attacco, chi arriverà a centrocampo dopo Zielinski, chi praticamente l'Inter non deve restituire niente, non c'è alcun dubbio, ha 7-8 agenzie che gli vogliono dare i soldi per poter rifinanziare il prestito e fare ancora più debiti. Il bilancio non dovrà essere controllato perché l'agenzia è stata già liquidata, tutto a posto, possono continuare a rubare, a frodare, a imbrogliare alla meglio che si può. Cosa c'è da dire, ragazzi? Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo partecipare a questo campionato di merda, dobbiamo continuare a dargli dei soldi. Ragazzi miei, io da rappresentante del popolo bianconero, del popolo più grande d'Italia, del popolo che economicamente è quello più presente, è quello che è più pesante dal punto di vista del bilancio, ragazzi, io direi di ricominciare la campagna di disdetta afflittiva, ragazzi, perché non meritano i nostri soldi, perché ci continuano a prendere per il culo, ci danno una flebile speranza e poi la troncano, ci fanno vedere le cose e poi, ragazzi, va tutto nella direzione desiderata dalla mafia. E quello di Orsato, ragazzi, di cui ne parla solo Zampini, e adesso che fortunatamente Tutto Sport ha deciso di dargli voce pubblicando settimanalmente i racconti del grande Zampini, ragazzi, è una cosa di cui in Italia non si parla. Ma perché in televisione non si chiedono come mai il più grande arbitro dell'ultimo decennio italiano non arbitra più in Italia, mentre in Europa è considerato un totem, nel mondo è considerato un totem, mentre gli vengono affidate delle partite straordinarie di intensità, per valore, per ragazzi, proprio per peso sportivo, una partita come Real Bayern, poi questo qua non può dirigere l'Inter, perché una partita come Juventus-Inter non è più in grado di dirigerla, non può dirigere i grandi match li deve dirigere Massa, che non vede un cazzo e favorisce l'Inter, con i varisti che lì hanno i monitor spenti quando si tratta di Inter, è la solita vergogna del calcio italiano. Quindi ragazzi, ciò che posso fare è chiedervi la massima condivisione di questo video per trasmettere a più non posso, questo video va condiviso a manetta per trasmetterlo a più non posso a chi queste cose, ragazzi, su queste cose non riflette, perché queste sono cose che sono sotto gli occhi di tutti, ma alle volte si fa fatica a fare queste riflessioni, quindi massima condivisione di questo video, ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del contenuto e fino alla fine, contro tutti e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus, e nel dubbio, Inter merda, che non guasta mai.